ritrovati amici agricoltori a Battina Green Forma. Do il benvenuto al nostro Roberto Bartolini, che è tornato anche lui dalla pausa estiva, e oggi ci parlerai di tre novità molto importanti che riguardano i PSR. Sì, riguardano diciamo i primi 5 PSR approvati da Bruxelles, che sono 2 del centro Italia, Umbria e Toscana, e 3 del nord, quindi Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Le tre novità sono sostanzialmente all'interno di ben 1000 pagine, perché bisogna dire agli agricoltori che non sono praticamente ancora usciti i bandi, per cui i bandi per poi presentare le domande usciranno entro l'anno. Però il consiglio è quello di cominciare a leggere, perché sono oltre 1000 pagine, e quindi leggersi 1000 pagine di burocratese ci vuole un po' di tempo. Per cui diciamo che le novità riguardano sicuramente la gestione del terreno, e quindi questa è la misura normalmente indicata col numero 10.1, cioè le misure agroambientali. La seconda riguarda diciamo gli investimenti, quindi l'innovazione tecnologica, quindi attrezzature, GPS, via dicendo. E la terza è una cosa un po' particolare e anche un po' difficile per il nostro mondo agricolo, che di solito ognuno va per conto suo, che riguarda la cooperazione. Però cooperazione non vuol dire cooperative, vuol dire cooperazione tra agricoltori che si mettono insieme e si fanno finanziare un progetto che riguarda un percorso agronomico, che riguarda un nuovo prodotto, che riguarda una filiera, che riguarda diciamo un qualcosa che evidentemente è di concreto. La novità è che ci devono essere gli agricoltori, ma ci deve essere anche l'ente, l'istituto di ricerca, perché evidentemente bisogna misurare quello che si fa e poi divulgare. Quindi questi diciamo sono fondamentalmente i 3 capitoli principali. Quindi il consiglio da dare ai nostri amici è di leggersi queste 1000 pagine, dedicarsi alla tecnologia e mettersi assieme. Sì, diciamo i concetti sono questi. Per quanto riguarda la novità che era presente in 2 PSR negli anni passati, ma oggi riguarderà tutti i PSR, è la gestione del terreno. E la cosa molto molto importante è che finalmente dopo 20 anni c'è scritto esattamente nei PSR che la gestione conservativa, cioè la minima lavorazione e il sodo, sono le uniche pratiche al posto della ratura, cioè del rivoltamento della fetta, che consentono di aumentare la sostanza organica, quindi la fertilità dei terreni, diminuire l'erosione, facilitare l'infiltrazione d'acqua, sequestrare il carbonio ed evitare le emissioni. Allora pensate l'importanza che in un documento politico, programmatico, nazionale, regionale, si dicano queste cose tecniche che noi ripetiamo da 20 anni e che erano andate sempre praticamente deserte. Quindi è una grande soddisfazione. Grande soddisfazione anche, voglio dire, per aziende come la Battini Agri, che da tanto tempo sta promuovendo queste attrezzature. Cioè è veramente una cosa che ci riempie di soddisfazione, insomma. Stiamo dicendo fatti concreti, come concreto anche il contributo, perché qua si parla comunque di soldini. Sì, molti, direi sono diversi soldi, perché sono diverse centinaia di euro per ettaro, per chi si impegna per 5 anni, ed è modulato, perché c'è il sodo, c'è la minima lavorazione, ci sono le cover crop, c'è la possibilità di abbinare anche dei percorsi virtuosi che riguardano la distribuzione dei fertilizzanti e degli agrofarmaci. Qui allora entriamo nel grande capitolo dell'agricoltura di precisione, per cui se si mettono insieme tutte queste cose, l'agricoltore non prende solo 250-300 euro a ettaro, ma può arrivare fino a 800 euro a ettaro, e quindi questo è molto importante. Noi ci torneremo su questi argomenti, perché a noi piace fare informazione, quindi è giusto che i nostri amici sappiano cosa sta succedendo, i piani alti. Beh, è chiaro che bisognerà tornare, perché sono argomenti molto, molto importanti, bisogna entrare poi nello specifico dei discorsi, e quindi questo diciamo è solamente una prima informazione per dire scaricatevi PSR e cominciatevi a leggerli, perché, altro discorso importante, non è che le risorse regionali sono infinite. Quando aprono i bandi, i primi che arrivano meglio alloggiano, e bisogna, se si richiede soprattutto un'attrezzatura innovativa, corredare la domanda con una giustificazione tecnica per quale motivo chiedo i soldi per comprare, e qui gli argomenti ambientali e via dicendo sono fondamentali. Grazie mille allora Roberto. Grazie a voi.
In parte a me è tornato il presidente Sandro Battini, che non può mancare in questa prima puntata di settembre. Allora, l'abbiamo sentito da Roberto, ci sono queste importanti novità nei PSR che portano dei finanziamenti altrettanto importanti ai nostri amici agricoltori per quanto riguarda minima lavorazione, sodo, ma c'è anche il discorso della precisione, del diserbo, insomma tutte cose che da mesi e da anni stiamo ripetendo in questo format, che finalmente trova l'appoggio anche delle istituzioni. E direi finalmente, perché dopo il quarto anno di predica, se così si può definire, finalmente abbiamo un qualcosa di scritto su cui poter basare il nostro progetto o su cui possono basare i progetti i nostri amici agricoltori. Finalmente l'innovazione è l'attore principale di questo nuovo progetto e finalmente le macchine che hanno tecnologie avanzate verranno premiate. Dico finalmente non perché voglio andare contro a chi non ha questa tecnologia, ma perché è obiettivamente l'unico punto per far ritornare un investimento nel più breve tempo possibile. Quindi insomma l'importanza del sodo, della minima, qua prende davvero piede. Sodo e minima stanno diventando, o diventeranno, e l'abbiamo visto anche in questi nuovi PSR usciti, appunto gli attori principali, perché sono gli unici metodi di lavorazione del terreno in grado di poter sostenere un determinato tipo di profitto. Altro non si può fare. Se tu, a prescindere dal discorso agronomico di cui ci ha parlato Roberto e quindi del sovesciamento del terreno e di tutti i danni che può provocare, il problema è che questo genera una marea di costi che ovviamente con altri tipi di lavorazioni non ci sono. Quindi è giusto seguire, tant'è che adesso abbiamo già provato e comprovato che le produzioni sono esattamente identiche, se non migliori, in anni brutali come questi in termini di siccità. Quindi a maggior ragione dobbiamo iniziare a ragionare in un altro modo e finalmente, ripeto, le istituzioni ci stanno dando ragione. Quindi abbiamo parlato di queste tecniche, minima lavorazione, sodo, ma un'altra tecnica è lo strip tillage. Vediamo alle nostre spalle il Cultistrip di Kverneland. Sì, l'abbiamo ripetuto diverse volte, Kverneland arriva dopo ma arriva in un modo completamente diverso e credo che arrivi azzeccando perfettamente il concetto che serve a noi italiani. Questo concetto è un concetto che prevede la lavorazione a bande, ormai tutti lo sanno, e prevede anche una lavorazione più profonda rispetto a quella che non si fa di solito quando fai solo minima lavorazione. Quindi unisci la vecchia tecnica, tra virgolette, di una profondità maggiore a quella nuova di lasciare il residuo in superficie. Quindi questa è stata appunto protocollata, verrà sostenuta e quindi bene così, perché finalmente ci sono macchine completamente diverse e saranno sicuramente più produttive rispetto a quelle che gli agricoltori hanno usato sino ad oggi. E poi i nuovi PSR puntano l'attenzione sulla precisione e anche questa è molto importante sia per quanto riguarda il diserbo, la semina, ma anche il Cultistrip stesso. Ovvio, il Cultistrip esige, diciamo, non esige al 100% ma al 95% l'utilizzo di guide parallele o di sistemi di precision farming, ma non solo, perché l'utilizzo di fertilizzanti, come diceva Roberto, diventa basilare ed importante e se tu non utilizzi spandiconcimi di un certo tipo tu non hai la facoltà di gestire i fertilizzanti nel modo corretto. La stessa cosa nell'utilizzo di fitofarmaci, quindi con le botti del diserbo, diventa basilare l'utilizzo di questa precision farming per non sprecare, per non sovrapporre, ma nello stesso tempo per produrre di più. Quindi bene, bene, bene che sia finalmente arrivato questa nuova concezione di agricoltura. Soddisfazione anche da parte nostra, lasciatecelo dire, perché finalmente tutto va nella direzione della precisione, no? Abbiamo esordito dicendo 3 anni di prediche, finalmente qualcuno le ha ascoltate, finalmente gli agricoltori hanno capito che per fare agricoltura moderna bisogna utilizzare macchine moderne che rendano veloci questi ritorni degli investimenti, quindi credo che il futuro davanti non sia sicuramente facile, ma sia sicuramente più semplice da un punto di vista della progettazione.
Amici agricoltori, non perdetevi la prossima puntata, la settimana prossima, di Battina Greenforma, perché ci concentreremo su macchine davvero innovative.